Andiamo a Genoa per Sampdoria-Napoli. Le squadre devono ancora entrare in campo qui al Ferraris. Intanto vi ricordiamo le formazioni. Giampaolo con Viviano infortunato schiera un 4-3-1-2 che vede Pugioni fra i pali. In difesa Berezinski, Silvestre, Skriniar e Regini. A centrocampo Barreto, Torreira e Linetti con Fernandes rifinitore dietro la coppia d'attacco formata da Schick e Quagliarella. Per la squalifica di Muriel che è ormai, sappiamo, sul piede di partenza. Squalificato anche Sala. Sarri schiera il Napoli con un 4-3-3 che vede in porta Reina, linea difensiva con Isai, Kirikes, Koulibaly e Goulam, mediana con Zielinski, Jorginho e Hamsik, tridente offensivo con Mertens affiancato da Callejon e Insigne. Arbitra Banti di Livorno, gli assistenti sono Costanzo e Valeriani, il quarto ufficiale Tonolini di Milano, gli addizionali sono Irrati di Pistoia e Giacomelli di Trieste. Stanno facendo il loro ingresso in campo le squadre, la Samp con la maglia blu cerchiata e Napoli con una maglia bianca e banda azzurra. In attesa di dare il calcio d'inizio restituiamo la linea a Roma. Il Napoli in questo momento è la palla in rete, ha segnato Mertens che sigla la sua 28esima rete in campionato. 35esimo minuto, su un rimpallo il pallone è arrivato a Mertens che dalla lunetta ha fatto partire un tiro che si è saccato in basso alla destra del portiere Pugioni, rimasto immobile. Napoli in vantaggio, 36esimo, Napoli 1 Sampdoria 0, linea Roma. E in questo momento il Napoli scavalca la Roma in classifica e si porta quindi al secondo posto. Il Napoli in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, il gol di Mertens che ha sfruttato un errore di Regini, un errato disimpegno del terzino sinistro e capitano della Sampdoria. Mertens che si è impossessato in un attimo della sfera e l'ha scaraventata in rete siglando la 28esima il 28esimo gol in campionato, un gol pesantissimo perché in questo momento il Napoli sarebbe qualificato direttamente alla Champions League. Al secondo posto il Napoli in questo momento ha 86 punti, la Roma 85. Un grande gol di Mertens che dimostra la sua vena di goleador, ricordiamo era una ala per lo più, poi l'infortunio di Milik le ha spianato la strada come centravanti e lui ha abbondantemente ripagato l'occasione, la chance che gli si è presentata. Che De Rossi ad effettuare da destra. Insigne, il raddoppio del Napoli. Insigne, grandissimo gol dalla sinistra. Una palombella che si è insaccata sull'angolo più lontano, nel 7 alla sinistra di Pugioni, dopo una discesa sulla sinistra. Il Napoli quindi consolida il vantaggio. Siamo sul 2-0 al 42esimo. Linea a te. Marassi, Sampdoria, Napoli, Enzo Melillo. Qui a Genova il Napoli ha sfiorato anche la terza rete con un'intuizione di Hamsik che da centrocampo ha fatto partire un pallonetto che per poco non beffava Pugioni, è finito di pochissimo alto sulla traversa, il portiere blu cerchiato ha dovuto arretrare, forse ce l'avrebbe fatta a prendere il pallone, ma certo è stato un grosso rischio. Il fatto che il Napoli ora è in vantaggio per 2-0 quando siamo al 44esimo del primo tempo, grandissimo il gol di Insigne dalla sinistra, una discesa dalla linea di centrocampo, era quasi arrivato all'altezza della bandierina dell'angolo, ha fatto partire un tiro cross che si è insaccato nell'angolino più lontano della porta difesa da Pugioni. Un Napoli che sta saldamente tenendo la partita in pugno. A circa 3-0 per il Napoli. Hamsik di testa, un passo dalla porta, quindi consolida ancora di più il suo vantaggio. Napoli 3 Sampdoria 0, quarto minuto della ripresa. A te la linea, Repice. Roma 1 Genoa 1 Marassi. In questo momento la Sampdoria ha accorciato le distanze con Quagliarella, quinto minuto, ha raccolto un passaggio basso sulla sinistra, la palla ha attraversato tutta la luce della porta, ha messo in rete senza esultare peraltro più di tanto, un'esultanza molto contenuta. Ricordiamo che Quagliarella ha giocato nel Napoli, una Sampdoria quindi che accorcia le distanze ma per la quale il compito è sempre estremamente arduo perché il Napoli al quarto minuto si era portato sul 3-0 con un colpo di testa di Hamsik su cross di Insigne e quindi aveva ulteriormente rimarcato le proprie distanze dalla Samp. Insomma una partita che è sempre nelle mani del Napoli ma la Sampdoria che è riuscita a segnare. Siamo quasi al sesto minuto della ripresa. Sampdoria 1 Napoli 3 linea all'Olimpico. Opera il traversone in mezzo, Gentiletti. Il quarto gol del Napoli, Callejon al volo su cross di Insigne. Meravigliosa l'azione, grande la conclusione al volo dello spagnolo. 4-1 per il Napoli sulla Sampdoria, al 20esimo, a te la linea. Dilaga, come avete sentito, il Napoli qui a Marassi. Callejon ha appena messo a segno il 4-1, grande affiatamento dell'attacco napoletano. Un cross dalla sinistra di Insigne, la palla che da sinistra verso destra arriva a Callejon.
con lo spagnolo che si coordina e mette in rete nell'angolino basso alla destra di Puggioni. Siamo sempre sul risultato di 4-1 per il Napoli sulla Samp. In questo momento segna la Sampdoria, che segna il 4-2, un pallone che sembrava perso, il Napoli che si è distratto e la Samp che sigla il 4-2 quando siamo al 45esimo. Ha segnato Ricky Alvarez. La Roma è in vantaggio sul Genoa per 3-2, 45esimo e 30 secondi, 46esimo, ancora Sampdoria, Napoli, ancora Melillo. Certo, è un brutto colpo per il Napoli questa notizia. Il Napoli la sua parte peraltro l'ha fatta fino in fondo vincendo 4-2 qui a Marassi. Aspettiamo gli ultimi minuti di recupero. Sampdoria 2, Napoli 4, la linea torna all'Olimpico. Il Napoli conduce sempre per 4-2, la Sampdoria sta per battere un calcio d'angolo con Alvarez, il colpo di testa di Scicalto di pochissimo, poteva essere il terzo gol per la Sampdoria. Il Napoli che conduce, il pubblico blu cerchiato che esulta per lo svantaggio del Genoa e in questo momento l'arbitro Banti fischia la fine della partita. Il Napoli vince 4-2 qui a Genova, le reti di Mertens, Insigne, Amsic, Quagliarella, Caglieon e Alvarez al 45esimo, quindi Sampdoria 2, Napoli 4, la linea torna all'Olimpico.